Noi abbiamo spiegato al viceprefetto la situazione dei lavoratori esausti, i rischi che oggi stanno avendo rispetto alla tenuta dell'occupazione, i problemi e le forzature l'azienda ha fatto rispetto al trasferimento coatto dei ricercatori di ricerca e sviluppo, dei ricercatori di ricerca e sviluppo verso Genova, la mancata volontà dell'azienda di investire dopo che aveva promesso di fare investimenti su Firenze per potenziare lo stabilimento. Queste sono le cose per le quali noi abbiamo, come dire, chiesto, informato la prefettura e anche richiesto, diciamo, che ci fosse l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico. C'è stata una risposta positiva a questo punto? Il viceprefetto ci ha assicurato che scriverà quanto prima sia alla Presidenza del Consiglio che al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di riattivare la trattativa interrotta a ottobre, diciamo, per causa dell'azienda, al fine anche di provare a trovare delle soluzioni positive che consentano di salvaguardare l'occupazione a Firenze, ma anche il lavoro che i ricercatori di ricerca e sviluppo in questi anni hanno fatto in maniera approfondita e appassionata e che hanno contribuito a creare il valore aggiunto dell'azienda.